allenata da, una, da un grande conoscitore del calcio a 5 che si chiama Delmo, che è una grande persona, è stato un grande giocatore. Quindi si vede golasso. Vai, vai, vai. Golasso Edgar Bertoni, 1-0 Orange. Una battuta di primo tempo, puntata di Ziz Futsal, non vedendoli tutte le partite, ma comunque vedendo i suoi gol. Un grandissimo tiro di crema, fiducia, un giocatore di questo calibro qua, quindi una leggerezza in difesa. Grande parata di Mirko, grande parata di grande fortuna, possiamo dire. Che anche lui c'è stato in questa squadra, no? Quindi che grande passaggio. Vedi, una boccata in diagonale molto precisa. Zanella pensa alla conclusione, l'effettua. Ma sai, il problema è anche che magari una leggerezza. Ah, leggerezza. Si vede che sono state tre azioni pericolose. La terza, leggerezza della squadra. Nessuno all'inizio del campionato poteva scommettere che la squadra del caos arrivava sulla finale. E quello non è mancando di rispetto. Ah. Davide, vai. 15 minuti di una certa intensità. Non possiamo assolutamente abbassare l'intensità in questo momento. Assolutamente. Situazione davanti a tre grandi gol. Abbiamo alzato un'altra volta la pressione, abbiamo lottato sul pallone. Questo è lo specchio di questa squadra. Questa squadra deve lottare. Una squadra che fa meno cambi, sicuramente. Una squadra che fa meno cambi a livello. Bella, bella giocata. Ha dato calcio di rigore. Pronto la ricorsa, Giappa, battuta e 3-2 per il Corigliano, la messa nel 7, impossibile intervenire per Casassa. Chiedo scusa, l'intervento di Casassa su calcio di rigore era stata contro la Luparense, non contro l'Acqua Sapone. Scambia con Torras, Giulio ancora, tentativo, bella azione, bella palla, attenzione alla palla recuperata da Crema, si fa vedere sulla sinistra, Romano, e rete! Piedi la torcida per mano e Crema, un gol di squadra, di gruppo. Sergio Romano, si fa vedere Bertoni, conclusione al volo, miracolo di Tornatore. Ancora Zanella, palla per Bertoni, golasso Edgar, l'incredibile Hulk ha colpito ancora. 23 secondi al termine, pensa Dentina alla conclusione, serve Wampe, ancora Giappa e Wampe in tapping realizza 14 secondi dalla sirena la rete del 4-4. Non resta che attendere la sirena ed è quindi il terzo pareggio consecutivo dall'Orange Futsal. Il Corigliano, un grande Corigliano, riesce ad agguantare nel finale di partita l'Orange Futsal. Il match si chiude sul 4-4, complimenti in particolare al portiere ospite Tornatore